Tutti i caschi sono pronti. Per fare in modo di indossarli il prima possibile, noi stiamo a casa. Ragazzi, resto a casa anch'io, col mio trattore per adesso. Ciao. Cosa dire? È un momento così. Io resto a casa con i miei attrezzi, con le mie pettorine, le bandiere. Non mi vedo correre, ma è un momento così. Restiamo a casa e soprattutto con ricordo e la gratitudine andiamo a chi? Andiamoci in faccia, a chi in questo momento sta facendo una gara molto più importante, la gara per la vita, ed è in prima linea con chi soffre. Grazie. Ciao a tutti gli amici della BS. Oggi noi siamo in prova speciale un po' particolare, non abbiamo il casco ma abbiamo la testa coperta ugualmente. Mi raccomando, a lavorare ci pensiamo noi, voi restate a casa e fate i bravi, che prima della fine dell'anno le nostre scavate le faremo nel panettate pure. Ciao a tutti, ciao ragazzi, sono Loris Papa, pilota ABS. Come vedete sono in tuta, da ginnastica. Io resto a casa e speriamo di tornare in pista presto, ma quando tutti sono guariti. In questo momento purtroppo dobbiamo tenere i motori spenti e le auto ferme in garage, ma non preoccupiamoci che andrà tutto bene. Ciao a tutti, mi unisco anch'io al video. Non c'è bisogno di dirvi che il periodo che stiamo attraversando è orrendo, d'altronde l'abbiamo visto tutti, però speriamo che questa cosa duri il meno possibile e che ci faccia tornare forti di prima. Andrà tutto bene. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qua, siamo con noi chiusi in casa, la cosa è lunga, ma bisogna avere fretta, non aver fretta, torneremo poi più forti di prima, dai, grandi, avanti così. Con calma arriveremo alla partita. Anch'io resto a casa. Facciamolo tutti. Non molliamo proprio adesso. Italiani, forza. Ce la faremo anche questa volta. E certo, io a casa ci sto davvero. Speriamo che vada tutto bene. Ciao ragazzi, io sono a casa. Andrà tutto bene, dai. Ciao ragazzi, questo è un solo uno delle tante prove speciali che abbiamo affrontato. Tutto andrà bene. E prima o poi saremo ancora in gara con tutto il casco. Ciao a tutti, sono Marcello Gabriele, pilota della scuderia ABS Sport. In questo momento delicato volevo invitare tutte le persone a restare a casa, perché come sappiamo lì ce la faremo. Hashtag io resto a casa. Ciao a tutti, io resto a casa, andrà tutto bene. Ciao ragazzi, mi raccomando, restiamo a casa. Così facendo andrà tutto bene e ritorneremo a fare la nostra più grande passione. Arrivederci sui campi di gara, ciao! Ciao a tutti, io resto a casa, andrà tutto bene. Ciao, io resto a casa, andrà tutto bene. Ciao! Ciao amici della BS, mi raccomando, rimaniamo tutti a casa per uscire più presto da questa brutta situazione. Un abbraccio forte. Ciao ragazzi, andrà tutto bene. Ricordatevi, io resto a casa. Un caro saluto a tutti gli amici della BS Sport e come tutti io resto a casa. Andrà tutto bene. Ciao ragazzi, oggi giornata di sole, bellissimo andare a fare delle ricognizioni, ma io sto a casa. Ciao ragazzi, mi raccomando, stiamo a casa. Più stiamo a casa ora, più è primo. E prima, scusatemi, andare fuori e quindi riprenderemo tutti i nostri rally. Ciao da Claudia e Germano Fotobriano. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao ragazzi, eccoci qua, anche noi a casa. Io resto, hashtag io resto a casa.
È un momento difficile, veramente difficile. Speriamo finisca il prima possibile, il più presto possibile. Vi cito una frase che mi è piaciuta, che è: la vita è un ciclo continuo, sempre in movimento. Se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili. Un abbraccio a tutti, ci vediamo presto. Ciao. Ragazzi, andrà tutto bene? Io resto a casa. Andrà tutto bene. Ciao ragazzi, se vogliamo rivivere i bei momenti delle prove speciali del rally, state a casa, fate come me, che andrà tutto bene. Ciao! Ciao a tutti, questa prova speciale che stiamo vivendo è particolarmente impegnativa per tutti noi, ma sono convinto che seguendo le indicazioni corrette come in gara, arriveremo sani e salvi al traguardo e vinceremo tutti. Andrà tutto bene. Ciao, sono Cristian. E nell'attesa che ripartano i rally per andare a fare le mie riprese, resto a casa a fare i video per la BS Sport.